Ci sei? Allora, buongiorno, benvenuti alla Nuvola. E io sono Alessandro Zardetto, editor della casa editrice Paper First del Fatto Quotidiano. E apriamo oggi la nostra serie di presentazioni con un pezzo direi abbastanza forte. Andrea Scanzi reduce tra l'altro da un successo ieri sera con il programma Accordi e Disaccordi, che fa parte sempre della famiglia del Fatto Quotidiano, del Loft. Insomma, siamo un'azienda che avrete modo di scoprire, perché ci stiamo veramente ampliando e stiamo facendo tanto. In questo caso chiaramente presentiamo un libro, uno dei più importanti usciti quest'anno per la nostra casa editrice, appunto, Salvi Maio, che è già bestseller, è uscito a ottobre, che segue un po', diciamo, la conseguenza naturale del primo bestseller che abbiamo fatto con Paper First, che è Renzo Sconi. Dopo, alla fine dello spettacolo, perché quando Scanzi presenta si tratta di spettacoli, lo dico, gli voglio bene ma è così, cioè lo devo dire per forza, possiamo andare lì che faremo il firmacopie, foto, quello che volete. Io ve lo lascio e grazie a tutti. Venite a trovarci allo stand C29 e vi aspettiamo anche per tutti gli altri nostri incontri. Oggi pomeriggio Caporale con Antonio Padellaro, domani abbiamo Marco Travaglio con Marco Lillo e tante altre belle cose. Andrea Scanzi. Grazie. Grazie a tutti voi che denotate una discreta perversione, perché se alle 11.30 di sabato mattina venite a sentire me che parlo di Salvini, Di Maio, il governo e l'opposizione, siete persino più strani di me che ci ho scritto un libro, quindi grazie. E sono molto contento che abbia appena parlato Alessandro, perché quando voi vedete un libro, vedete uscire un giornale o vedete qualcuno di noi del Fatto Quotidiano in televisione, dovete sempre sapere che dietro ci sono ragazze e ragazzi che si fanno un mazzo tanto, senza i quali noi non esisteremmo. E quindi Alessandro e tutti quelli che stanno dietro, soprattutto qui in prima fila ma non solo, la Paper First, sono coloro che fanno nascere i libri che state apprezzando tantissimo. Di cosa parliamo e di cosa cerco di parlare oggi? Intanto vi chiedo scusa se ogni tanto mi vedrete guardare l'orologio. So che è una cosa maleducata, ma semplicemente perché alle 12.30 devo chiudere tassativamente, perché poi arriverà Michele Serra, che peraltro è un collega e spero di poter dire amico, di cui parlo anche nel libro, non necessariamente in maniera positivissima, ma lui fa lo stesso con me, tra persone che si stimano succede anche questo. E quindi non vi preoccupate se guardo l'orologio. Salvi Maio. Salvi Maio nasce come libro, intendo, perché mi sembrava molto scorretto da un punto di vista intellettuale fermarmi a Renzo Sconi. Renzo Sconi è stato un grande successo, il libro, per fortuna il governo Renzo Sconi non c'è stato, è stato un grande successo come spettacolo teatrale e raccontava il pre-4 marzo, cioè l'idea che io avevo, ho e avrò sempre di due forze politiche, Forza Italia e Partito Democratico, che speravano di, non dico vincere, però tirare a campare il 4 marzo e poi fare di nuovo un secondo inciuccio sfruttando la legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, che era stato fatto apposta per mettere insieme centrosinistra, centrodestra e lasciare fuori i 5 Stelle e la Lega e i Fratelli d'Italia. È successo esattamente l'opposto, ma non perché loro hanno cambiato idea, è successo l'opposto perché non ce l'hanno fatta raggiungere i numeri. E quindi dopo il 4 marzo Berlusconi e Renzi sono stati costretti, con grande dolore, loro, ad andare all'opposizione. Potevo fermarmi lì, ci potevamo fermare lì. Mi permetto anche di dire, faccio questa confidenza, era persino più facile scrivere Renzo Sconi e raccontare Renzo Sconi, perché c'era, almeno per chi la pensa come il Fatto Quotidiano o ama quel tipo di giornalismo lì, da una parte c'era ciò che noi non volevamo, cioè l'inciuccio, e dall'altra parte c'era qualcosa che poteva legittimare delle speranze, la speranza della sinistra radicale, la speranza dei 5 Stelle, la speranza di un cambiamento. E quindi diciamo che il nemico era chiaro, usando questo parolone nemico. Adesso, ragazzi, è più complicato. È più complicato ed è stato più complicato anche scriverlo, il libro Salvi Maio, perché Salvi Maio racconta quello che è successo dopo il 4 marzo. E quando racconti quello che è successo dopo il 4 marzo, dividi fatalmente, perché è tutto più diluito, è tutto più complicato. Non sai più in chi credere e non sai più in chi non credere, o meglio, in chi non credere è facile perché sono rimasti quelli. Però
ti cominci a domandare, ma quella persona lì che io stimavo e che doveva fare quella cosa lì, perché non la fa? Non è che magari ho sbagliato a dargli fiducia 8, 9, 10 mesi fa? E quando la situazione è di questo tipo, allora anche andare in televisione o scrivere un libro o fare un articolo è estremamente difficile, perché sai che scontenterai tutti, quelli che sono più o meno vicini a questo governo e quelli che invece detestano totalmente questo governo. Quando io ho scritto questo libro e quando faccio lo spettacolo omonimo Salvi Maio, che è stato anche un mese fa a Roma, domani sarà a Sorrento e lo porterò avanti fino al 25 maggio, cioè fino alle europee dell'anno prossimo, ho ritenuto giusto anzitutto rispondere a quella che è una domanda che oggi non si fa più nessuno, e cioè perché abbiamo avuto il Salvi Maio? Perché questa è una cosa che secondo me bisogna appuntarsi ogni volta che si parla di questo governo, perché altrimenti sembra che quelli che sono al governo oggi non vedessero l'ora di stare insieme. Bisogna ricordare come è nato il Salvi Maio. Salvi Maio nasce perché non c'erano alternative. Non è che Di Maio improvvisamente è stato folgorato sulla via di Salvini e viceversa, anche perché Salvini e Di Maio dell'altro dicevano delle cose terrificanti, che nel libro io cito, nello spettacolo faccio proprio vedere i video. Salvini diceva delle cose durissime dei 5 Stelle, son peggio della sinistra radicale, son peggio di Bertinotti, la stessa cosa che ancora oggi la Meloni dice del Movimento 5 Stelle, e la stessa cosa che dicevano Di Maio della Lega, o di Battista della Lega e di in particolare Salvini. Perché improvvisamente vanno al governo insieme? Perché sono incoerenti? Sì, possiamo anche dire quello, l'opposizione lo sostiene. Io però faccio un passo indietro e mi ricordo che c'è stata una lunga fase, che voi ricorderete meglio di me, in cui Mattarella dava le testate sui muri perché non sapeva come uscire dal risultato del 4 marzo e nessuno voleva andare al governo perché nessuno aveva i numeri per andarci da solo. I 5 Stelle non ci potevano andare, il centrodestra ci poteva andare ma aveva dei numeri molto stretti, il centrosinistra sicuramente non ci poteva andare. Quali erano le uniche due strade allora? Le uniche due strade erano i 5 Stelle bussavano alla porta della Lega o i 5 Stelle bussavano alla porta del PD, che è esattamente la stessa cosa, e ci sarebbero video e video che attesterebbero questo, che dicevano i 5 Stelle prima del 4 marzo, cioè noi vogliamo governare da soli, ma per governare da soli bisogna raggiungere il 40%, se noi non raggiungiamo il 40% siamo costretti a dialogare con gli altri, tranne Berlusconi, perché Berlusconi non esiste secondo i 5 Stelle, e anche in questo almeno sono stati coerenti. Nel momento in cui non raggiungono il 40%, che succede? Succede che vanno a bussare a queste due porte. Ve lo ricordate quello che è successo? Hanno bussato alla porta della Lega, inizialmente nicchiavano, tutti e due, poi hanno bussato alla porta del PD, sembrava possibile anche solo un vago dialogo, anche se nella realtà la base dei 5 Stelle già era in subbuglio, e anche questo è sintomatico, cioè la base dei 5 Stelle, che pure viene in buona parte dalla sinistra, giunta al bivio, in qualche modo preferiva quasi più dialogare con la Lega che non col Partito Democratico, a conferma che ormai c'è stata una rottura netta, una cesura netta e spietata tra 5 Stelle e PD, ma sembrava poterci essere un dialogo. Bussano alla porta, soprattutto Fico più che Di Maio, al PD allora di Martina, questo uomo profondamente carismatico e risoluto. Martina sembra in qualche modo aprire la porta, poi che succede? Succede che arriva Renzi, Renzi va da Fabio Fazio e gli sbatte la porta in faccia. È ovvio che in quel momento lì, quando non c'era più nessuna ipotesi di dialogo tra 5 Stelle e Partito Democratico, e voi ricorderete quanti articoli sono usciti anche sul Fatto Quotidiano, per esempio a firma di Marco, a firma di Travaglio, che sperava che ci potesse essere quel dialogo, nel momento in cui non c'è più quella possibilità lì, o si tornava a votare con la stessa legge elettorale, ragazzi, si poteva anche fare, se a voi esaltava l'ipotesi si poteva anche fare, ci si può fare anche fra un mese, ma se si torna a votare con la stessa legge elettorale, 9 volte su 10 che succedeva e cosa succederà se ci torneremo? Che vincerà il centrodestra da solo. Un'ipotesi leggendaria proprio, non vedo l'ora io di rivedere al governo certi fenomeni berlusconiani o certi ex fascisti, proprio non vedo l'ora di trovarmi Sgarbi, Brunetta e La Russa al governo, che bella ipotesi. Oppure cosa rimaneva? Rimaneva un dialogo tutt'altro che esaltante, perché io credo che a nessuno tra voi piaccia da morire questo governo, nessuno ha il poster in camera di Toninelli, o se ce l'ha deve curarsi secondo me, il dialogo tra 5 Stelle e Lega, non c'era altra strada, e ne è nato il Salvi Maio. Nel libro e nello spettacolo io racconto queste due forze politiche,
partendo dal Movimento 5 Stelle. Perché? Perché mi ha sempre incuriosito e al tempo stesso rattristato quanto sia stato miope l'informazione italiana nei confronti del Movimento 5 Stelle. Se uno avesse avuto qualche antennina dritta, per esempio l'8 settembre del 2007, quando ci fu il primo Vaffa Day a Bologna, soprattutto da sinistra qualcuno avrebbe potuto intuire che stava succedendo qualcosa. Il 2007 vuol dire che stava nascendo il Partito Democratico, che pochi mesi dopo saremmo andati a votare, che Veltroni si sarebbe spiaccicato contro un muro facendo rivincere di nuovo Silvio Berlusconi, e quel risultato del Vaffa Day, quelle piazze piene, quel successo del blog di Beppe Grillo, che ancora non c'entrava niente con i 5 Stelle, o per meglio dire non erano ancora nati, che significava? Significava che c'erano milioni di italiani che venivano da sinistra, che si sentivano già orfani della sinistra e che cominciavano a guardarsi attorno. Se tu sei una forza politica minimamente intelligente, cerchi di calamitare quel pubblico lì, di riprenderlo, di farlo risalire a bordo. È successo esattamente l'opposto: demonizzazione dei grillini, sono fascisti, sono razzisti, sono qualunquisti, sono populisti. Il risultato, quella demonizzazione li ha fatti crescere, ha fatto morire il centro-sinistra e ha fatto crescere il Movimento 5 Stelle, al punto tale che nel 2013 prendono il 25%, nel 2018, 9 mesi fa, hanno preso il 32%, che sono cifre allucinanti per una forza politica che sta sostanzialmente sulle palle a quasi tutta l'informazione. Ma proprio quella demonizzazione li ha aiutati. Poi però quella forza politica sottovalutata, particolare, trasversale, post-ideologica, confusa, con una classe dirigente che non si capisce come la selezionino e probabilmente neanche la selezionano, va al governo. Ed è chiaro che quando vai al governo non ti basta più dire io sono contro gli altri, io sono diverso, io sono nuovo, perché devi esserlo. E qual è l'ulteriore complicazione? Che adesso quelli lì, cioè i 5 Stelle, sono al governo dopo aver promesso la luna o aver promesso un cambiamento clamoroso e epocale, ma ci sono con una forza politica che è molto distante da loro. E quindi le loro complicazioni sono triplicate. Tenendo poi conto che il loro elettorato, volendo semplificare, volendo generalizzare, è più esigente dell'elettorato della Lega. E quindi se la Lega ogni tanto accetta qualcosa dei 5 Stelle, l'elettorato della Lega non è che va in piazza, sì, stamattina ci è andato, ma sicuramente non per lamentarsi dei 5 Stelle, in Piazza del Popolo sicuramente sarà piena stamattina, ma difficilmente la Lega perde consenso se accetta qualcosa che non gli piace fino in fondo. L'elettorato di centrodestra è sempre stato, ripeto, semplificando, un po' più netto, diciamo che il naso se lo saturare meglio. 5 Stelle c'è anche un tipo di elettorato moraleggiante, moralista, e quindi quando cominciano a vedere delle cose che non gli piacciono, la prescrizione me la fai fra un anno, il carcere per gli evasori me l'hai promesso però non lo facciamo più, eccetera eccetera eccetera, diventa complicato. Però quelle cose lì me le hai promesse e se non le fai io ci rimango male. E guarda un po', i sondaggi cominciano a dirci che i 5 Stelle scendono. Non è che scendono come ci racconta la televisione che sono morti, no. Però stanno scendendo. Poi il 26-27% secondo me è ancora tantissimo, ripeto, per una forza come il Movimento 5 Stelle, però sono scesi, vuol dire 4-5-6 punti persi in 9 mesi, volendo credere ai sondaggi. E questa criticità la vediamo anche proprio rappresentata in maniera fisica, plastica, da chi? Da Luigi Di Maio, che fino al 4 marzo sembrava baciato dalla sorte, non sbagliava un'intervista, andava bene in TV, andava bene nelle piazze, non sbagliava veramente una mossa, era nella classica transagonistica che ha ogni tanto qualche politico. Ce l'ha avuta Renzi tra 2013 e 2015, ce la sta avendo adesso Salvini. Di Maio ce l'ha in quella fase, anche aiutato da Di Battista, erano un po' il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Poi vai al governo ed è chiaro che diventa tutto più difficile, è chiaro che diventa una notizia anche se hai una tinozza con un po' d'acqua dentro in una casa abbandonata del padre, perché ci faranno un pezzo anche su quello, e diventa una notizia le 3-4 persone che lavoravano in nero per il padre. Magari non avranno incidenza sul voto, sul sondaggio, che addirittura dice il contrario, per la prima volta i 5 Stelle salgono nella settimana dello scandalo delle Iene, però anche quello devi fronteggiare, vai in televisione e ti raccontano tutto quello che ha fatto tuo padre, anche quello che magari tu non sapevi avesse fatto tuo padre. E al tempo stesso Di Maio, che è uno di solito molto calmo ma che ogni tanto perde proprio il pedale della frizione ed esulta come se avesse vinto
la finale di Coppa del Mondo al settimo minuto, magari fa gol dopo 5 minuti e tu già lo vedi che fai cortei. Ale, ho vinto, ve lo ricordate, sul balcone, Ale, 2-4%, aboliremo la povertà. Anche meno, Di Maio, anche meno, aboliremo la povertà. Ma neanche Renzi sotto estasi l'avrebbe detta una roba del genere. Poi arriva la realtà. E la realtà cosa ci dice? La realtà ci dice che quella manovra del popolo, chiamata così in maniera molto altisonante, dal 2-4% dovremmo scendere al 2%. E magari il reddito di cittadinanza lo facciamo a marzo, ma forse lo facciamo anche più avanti. E la povertà non la aboliremo sicuramente. E dovremo ingoiare tanti rospi che non avremmo mai ingoiato, i 5 Stelle dico, se non avessimo accanto la Lega. Diventa tutto estremamente difficile. E questi sono i 5 Stelle. La faccio breve, ma ho 55 minuti, non 3 giorni per vostra fortuna. Poi c'è Salvini. Prima Alessandro Zardetto citava il risultato che abbiamo ottenuto ieri con un programma prodotto da Loft, quindi prodotto da qualcosa che è molto vicino al Fatto Quotidiano, va in onda sul 9 dopo Maurizio Crozza. Ieri abbiamo fatto un record di ascolti. Devo dire, tutte le puntate sono andate molto bene, non è merito di Salvini e basta. Però è un dato di fatto che Salvini in questa fase quel che tocca lo trasforma in oro a livello mediatico. Perché vi cito quella puntata che è andata in onda ieri sera? Perché ci ha parlato con Salvini, l'ho intervistato. Non è che ci ha parlato fuori onda, quello che è andato in onda è quello che ho detto e poi se n'è andato prima e dopo. Non c'è nulla di nascosto in quel dialogo. Io vi posso garantire, ragazzi, che avendo avuto davanti Salvini per 50-55 minuti, mediaticamente è in una fase in cui non ne sbaglia mezza. Ed è per quello che sta vincendo nei sondaggi. È in un momento in cui, vuoi perché il vento tira così, vuoi perché è bravo, vuoi perché è scaltro, vuoi perché quando si rende conto che ha torto fa finta di darti ragione, in qualche modo svicola e televisivamente, non dico che vince sempre lui, però ne esce sempre bene, è in una fase in cui il vento ce l'ha nel posto giusto e cresce, cresce, cresce nei sondaggi. Quale sarà il suo punto debole? E arriverà presto, credo. Il punto debole sarà quando l'elettorato leghista, e non solo leghista, perché secondo me molti ex 5 Stelle si sono avvicinati alla Lega, è anche per questo che c'è stata un'erosione di consensi, erosione, un leggero calo o un calo dei consensi. Il problema per Salvini sarà quando dovrà dire a tutto questo elettorato: non sono soltanto chiacchiere distintivo, cioè io mediaticamente sono figo, ho 3 milioni e 300 mila fan, riesco a creare notizie anche se pubblico la foto dei 2 etti di pasta che ho mangiato alle 12 di pomeriggio con ragù star, perché lui ci tiene anche a dirci proprio la marca delle cose che beve e che mangia. Poi però c'è la realtà, non è che puoi vivere soltanto di bolla mediatica, sono bravo a parlare, sono bravo quando vado da Gruber, sono bravo quando vado da Scanzi, quando vado da Floris o quando vado da Giletti. Ok, te lo riconosciamo, sei più bravo di tutti, è un dato di fatto. Ci vuol poco essere più bravo delle mummie che ci sono nel centro-sinistra e nel centro-destra, ma è sicuramente il più bravo. Poi però che succede? Succede che c'è la realtà. E allora anche qui vi prego di fare attenzione a quello che sta succedendo proprio in questi giorni, per esempio con il DL Sicurezza, perché il DL Sicurezza è la prima volta in cui Salvini esce dalla dimensione chiacchiere distintivo e ci fa vedere concretamente che vuol fare. E lì vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, concretamente a cosa porta il decreto sicurezza o il decreto Salvini. Non ne voglio minimamente fare adesso una parte, un'analisi morale o un'analisi è razzista, è fascista, non mi interessa, poi parlerò anche di questo. Lo trovo, questo dibattito, estremamente noioso, capzioso e un regalo ulteriore che viene fatto a Salvini. E poi cercherò di spiegare il perché. Secondo me per far danno e per colpire Salvini devi proprio analizzare le sue mosse concrete. Ma appunto le sue mosse concrete, il decreto sicurezza, l'avete letto, l'avete visto, il decreto sicurezza alterna delle cose condivisibili, si possono dire tranquillamente, non è che Salvini sbaglia a prescindere, quando Salvini nel decreto sicurezza mette un aumento dei beni confiscati per la mafia per esempio, o dà più soldi alle forze dell'ordine, o ipotizza qualcosa che va verso la nostra sicurezza privata, che non è la legittima difesa che è un'altra cosa, io non ho nessuna fatica a dirgli sono d'accordo con te. Non la conosco la persona che ha sempre torto, che ha sempre ragione. Persino Renzi ogni tanto ha avuto ragione, quindi è la teoria del caos, può succedere di tutto. Poi però vado a vedere anche alcune cose e allora comincio a vedere, sì, tu mi togli il permesso di soggiorno per motivi umanitari. E già, uno, mi piace poco a livello morale, non capisco perché.
leggi meglio, lui prevede dei permessi speciali per i casi gravi, quindi in qualche modo c'è una ricaduta, che non è la stessa cosa. Ma soprattutto riduce drammaticamente il ruolo degli SPRAR, cioè i centri d'accoglienza. Quelli che stavano dentro gli SPRAR e che non ci possono più stare quando finisce il progetto è di 2 anni, dove vanno a finire? Tornano fuori. I bambini e le donne no, ma le persone maggiorenni sì, gli uomini maggiorenni sì. E dove vanno a finire questi qua? Diventano clandestini. E lui ti dice, sì, io li rimpatrio, ma come fai a rimpatriarli se non ci sono accordi con i paesi stranieri, soprattutto i paesi africani? E come fai a rimpatriarli se non ci sono i soldi? E lui qui ti ammette che a oggi lui può rimpatriare più o meno 600, 1000, 1500 persone all'anno, tenendo conto che si parla di 400, 500 mila clandestini, cifra a caso perché essendo clandestini non li puoi contare, ma più o meno il range è quello. Tu rischi di voler dare più sicurezza agli italiani, ma aumenti i clandestini, quindi aumenti la pericolosità. È qui per esempio che allora puoi fare tana a Matteo Salvini. Come gli puoi fare tana sui 49 milioni? Lui ti dice, il giudice che ha deciso così, ma vi sembra normale che 49 milioni verranno restituiti in comode rate dilazionate in 80 anni? Magari succedesse a noi quando abbiamo qualche pendenza con Equitalia, per esempio. O ancora, e ieri gliel'ho chiesto ed è stata una delle volte in cui l'ho visto, rarissimamente succede, ma l'ho visto in difficoltà, il caso Cucchi. Perché tu quando parli di Stefano Cucchi, hai parlato anni fa della sorella, hai detto durante una trasmissione radiofonica, la sorella mi fa schifo, gliel'ho detto, e lui arrampicandosi, devo dire abbastanza sugli specchi, ha detto non è che mi facesse schifo lei, mi faceva schifo l'idea che una persona potesse diventare famosa o lucrare su un dramma. Ma il piccolo particolare è che la sorella di Cucchi non ha lucrato su niente, semplicemente si è sbattuta fino alla fine per avere un briciolo di giustizia sul fratello ammazzato probabilmente dallo Stato, è un po' diverso. Però Salvini c'è, ragazzi, Salvini c'è, ha una crescita spaventosa, ce lo terremo per anni, sarà il leader della destra, perché non c'hanno altro, perché anche la Meloni è stata sostanzialmente fagocitata. Io non ne ho paura, lo dico nel libro, lo dico nello spettacolo, è per questo che quando leggo sistematicamente questi strali sull'Espresso, su Repubblica, il fascistometro, la Murgia, quanto siamo cattivi, quanto siamo tornati barbari, quanto siamo fascisti, anche no, anche no. Bisogna sempre contestualizzare, bisogna analizzare le cose. Il rischio che io vedo in questa sistematica evocazione del fascismo è il rischio dell'alibi che viene creato in un certo ambiente, soprattutto l'ambiente della sinistra, per cui noi prima non abbiamo sbagliato, hanno sbagliato coloro che hanno votato il 4 marzo. È un po' facile. Magari se vi foste arrabbiati un po' prima, quando il centro-sinistra è stato trasformato in una succursale di Berlusconi, forse non avremmo Salvini al Viminale. E soprattutto insisto, premesso che a me questo governo non piace, è un governo a cui io in pagella darei oggi 5, 5 e mezzo, che sì, ci sono 2 o 3 cose che mi piacciono, adesso ve le dirò, molte altre che mi convincono 0, premesso questo, e quindi ribadendo che è giusto fare le pulci come vengono fatte a questo governo, molto più dei precedenti, questo è un peccato, ma è giusto farlo, io ricordo sempre a tutti questi scienziati che avevano il poster in camera di Renzi e della Boschi, che adesso straparlano di fascismo, razzismo, come se Salvini fosse Goebbels e la Ceccardi fosse Eva Braun, e mi viene da ridere quando sento tutte ste cazzate, gli vorrei soltanto domandare, ma voi lo sapete, premesso che è giusto fargli le pulci, che nella situazione attuale, se casca questo governo che non piace tantissimo a nessuno di noi, ne avremo uno che dal Salvi Maio ci porterà al Salveloni o al Salbusconi? Ce ne rendiamo conto che lo scenario attuale è questo? Se vogliamo fare una gara a chi vuole il governo più bello dei sogni, io ci sto, ragazzi, nel mio governo dei sogni io c'ho Berlinguer, c'ho Pertini, c'ho Nenni, c'ho questa gente qua. Non c'ho sicuramente né Salvini, né Centinaio, né Toninelli e né Fontana, personaggio surreale, Fontana ministro, siamo al delimisto della famiglia Fontana, della disabilità Fontana, uno che ha delle idee che se fosse nato al tempo dell'Inquisizione le streghe si sarebbero bruciate da sole, pur di non sentire le cazzate che dice. Cioè siamo a questi livelli qua. Però l'alternativa, se salta questo governo, è che ce ne sarà uno enormemente peggiore. E allora io, se fossi uno di sinistra, dentro un partito di sinistra, intendo dire, io vengo dalla sinistra, quindi parlo anche a titolo personale, io direi, sto governo lo combatto,
parecchio, però dentro di me spero che duri il più possibile, e lo dice per esempio una persona come Bersani, non è che lo dice Di Maio, lo dice Bersani, perché sa benissimo che la mucca nel corridoio, come la chiama lui, sta arrivando. E se salta questa roba qua, ne arriva una che sì e come che a quel punto potremmo avere veramente il fascismo sdoganato. Quindi io direi, sto governo lo combatto, gli faccio un mazzo così, però spero che duri un annetto, due, non lo so, il tempo fatelo voi, in maniera tale che nel frattempo ricostruisco una cavolo di opposizione, cerco di far rinascere qualcosa dall'altra parte. Perché se si torna a votare fra sei mesi, Salvini sì che c'ha il paese in mano. Siamo in una fase storica estremamente strana e complicata, per cui dipendiamo da Matteo Salvini. Stacca la spina lui, ciao ragazzi, 30-35%, ci rivediamo i berlusconiani, ci rivediamo i meloniani. Ipotesi straordinaria. Governo Salvi Maio, chi c'è dentro il governo Salvi Maio, ragazzi? Parlo proprio delle persone adesso, dei ministri. Governo Salvi Maio, se non ricordo male, vado a memoria, che ancora mi tiene nonostante la veneranda età, è il 65esimo governo della Repubblica Italiana. Primo governo di questa legislatura, che è la 18esima, sono 18 ministri. 18 ministri, 8 sono 5 Stelle, 5 sono Lega, 5 sono indipendenti. Di questi indipendenti, uno Lega e uno 5 Stelle. Dentro questi 18 ministri, ministeri, chi c'è? Secondo me ci sono ministri buoni, non mi vergogno minimamente a dirlo, io trovo che Bonafede sia sicuramente il miglior ministro della giustizia degli ultimi 25 anni, ci voleva poco, mi direte voi, sono d'accordo, era difficile essere peggiori dei fenomeni che abbiamo avuto finora, ma io sono contento di avere uno come Bonafede. Magari quando lo vedo in televisione tendo a dormire, però concretamente è Bonafede uno che le cose le sta facendo, e sta facendo quelle cose che io da elettore di sinistra avrei voluto fossero fatte da un cavolo di centrosinistra che invece è stato quasi sempre correo e corresponsabile del berlusconismo. Ma fammela una legge sul conflitto di interessi, sembra, dico sembra, che sto governo la farà. Fammela una legge seria, un DASPO sui corrotti, fammela la prescrizione, una legge sulla prescrizione, e qui già è slittata al 2019, speriamo che Salvini non abbia fregato i 5 Stelle, ma mi sembra che la spazza corrotti di Bonafede vada verso la direzione giusta. C'è un altro ministro che lo trovo molto bravo, che è il ministro Costa. Il ministro Costa, ministro dell'ambiente, è un ministro che ha le idee chiare e che va a toccare un ambito di cui in televisione si parla poco, perché di ambiente si parla soltanto quando cadono i ponti, quando ci sono le alluvioni, quando è una delle cose centrali, o dovrebbe essere una delle cose centrali nella politica di qualsiasi paese, ancor più un paese come questo. Sentivo Mercalli, Luca Mercalli, settimane fa dire anche al Fatto Quotidiano, da quando sono nato, dice Mercalli, questo mi sembra di gran lunga il governo migliore come politica ambientale. E lo ha detto Mercalli, non uno qualsiasi. Lo ha detto uno, ve lo ricordo en passant, che fu fatto fuori dalla RAI renziana perché era troppo pericoloso. Quindi anche piccola parentesi, quando io vedo queste anime candide stracciarsi le vesti perché Di Battista usa la parola puttana o quell'altro usa la parola sciacallo, io dico: Di Battista, non sono d'accordo con te, Di Maio, non sono d'accordo con te, ma lo posso dire io, lo potete dire voi. Mi incazzo parecchio quando vedo salire sulle barricate quegli stessi fenomeni che quando la RAI è stata, diciamo così, bonificata dai Floris, dai Giannini, dalla Gabanelli, da Mercalli, da Giletti, tutta gente mandata via da Renzi, non facevano un plissé. E anche questa è un'altra cosa che mi colpisce, perché poi è ovvio che le persone si spostano da qualche altra parte. Se non ne ha indovinata una per 5 anni di fila quando eri al governo, è chiaro che poi anche quelli di sinistra tutto votano tranne te, ma non l'hanno ancora capito. Però l'opposizione, ci vado dopo. Vi dicevo quelli che mi piacciono. Secondo me anche nelle commissioni c'è qualcuno che mi sembra essere una bella persona, per esempio Nicola Morra è stato eletto, quota 5 Stelle, è stato eletto come presidente della commissione antimafia. La prima cosa che ha detto Nicola Morra, presidente della commissione antimafia, è stata: metterò al centro della mia agenda politica e quindi della della commissione che presiederò, che cosa? La trattativa Stato-mafia. Voi domani avrete qui Marco Travaglio e Marco Lillo, che hanno dedicato un libro molto intenso, molto vero, molto pieno sulla sentenza di primo grado della trattativa Stato-mafia. È una roba di cui si dovrebbe parlare dalla mattina alla sera su tutti i telegiornali, su tutti i giornali, perché sancisce come la Prima Repubblica sia morta nel sangue e la Seconda Repubblica sia nata dal sangue, da un patto scellerato tra Stato e mafia. Ma vi sembra normale che non ne parli praticamente nessuno? Vi sembra normale che l'informazione parli 2 settimane della piscina non piscina di Di Maio e non dica un cazzo su Dell'Utri e su quello che è successo della trattativa Stato-mafia?
Marco Travaglio e Marco Lillo domani ve lo diranno. E quindi quando io vedo un esponente politico che ha un ruolo così importante dire finalmente parliamo della trattativa Stato-mafia, di cui il centro-sinistra e il centro-destra non possono parlare tanto perché c'erano dentro tra il 92 e il 94, io sono contento perché può esserci un cambio di passo. È tutto rose e fiori? Per carità. Poi ci sono i ministri che non ci piacciono, o i rappresentanti politici che non ci piacciono. Dentro questo governo, ragazzi, non so quanto tempo abbiamo, poco, altrimenti andrei lungo, avanti. Vi ho citato Fontana. Fontana è un ministro per me inaccettabile politicamente, ma posso citare tanti altri nomi. Io non ho nessun dubbio sulle qualità legali dell'avvocato Bongiorno, che ha vinto delle grandi battaglie. E probabilmente sarà anche, spero, sarà anche un buon ministro della pubblica amministrazione. Me la ricordo però la Bongiorno quando, dopo la sentenza sul caso Andreotti, ebbe a dire, come se fosse stata Nando Martellini dopo la vittoria di Coppa del Mondo, assolto, 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 col cavolo. Andreotti fu prescritto, prescritto, prescritto. Perché nella sentenza si diceva che aveva reiterato il reato di associazione di stampo mafioso fino alla primavera del 1980, Andreotti, non uno qualsiasi, Andreotti, salvo poi quel ruolo, quel reato decadere per colpa di cosa? Della prescrizione. Dimmele queste cose qua. Non è assolto, assolto, assolto come ancora oggi buona parte delle informazioni dice, prescritto, prescritto, prescritto. Ma magari l'elemento più debole fosse la Bongiorno, che ripeto, probabilmente è competente. Voi quando sentite Laura Castelli parlare vi sembra una persona competente? E non sto minimamente discutendo l'onestà o la sincerità di questi personaggi, è perché io so già che ci sono degli elettori 5 Stelle che mi diranno subito a questo punto, però quelli di prima, sì, va bene, quelli di prima, se è una gara a essere meglio del PD renziano, anche queste casse sono migliori. Se io parlassi politicamente con questa cassa mi darebbe delle risposte più intelligenti della Boschi. È facile, è facile. Ma non puoi fare la gara sul niente o sul rasoterra. Bisogna che tu mi vada un po' sopra. Non solo, la Castelli, diciamo che è sincera, diciamo che è onesta, non ho nessun dubbio, sarà anche una brava ragazza, simpatica, non la conosco, non ho nessun dubbio, ma non basta essere onesti e sinceri per essere poi dei bravi politici. Ecco uno dei problemi che ha sempre avuto, lo dico nel libro, lo dico nello spettacolo, anche se i grillini qui si arrabbiano, il problema che hanno i 5 Stelle nella classe dirigente, l'idea cioè che basti per diventare politici l'onestà, è tanto, certo che è tanto, ma è una precondizione. Anche il tabaccaio sotto casa mia è una bravissima persona incensurata, ma se lo vedessi ministro direi oh no, con te ci vado a prendere una birra, ma non devi farmi ministro. Altro esempio, l'esempio più facile chi è? E io non voglio sparare sulla Croce Rossa, però ragazzi, Toninelli non ci si crede, cioè Toninelli è veramente oltre, poi per carità paga anche quando dice delle cose sensate ormai, ha fatto la gaffa, magari ha detto delle cose giuste, ha fatto o fa, sembra voler fare delle cose belle, è giustissima la revoca di Autostrade, secondo me è giustissimo non volere il TAV, ma non sto dicendo che sbaglia tutto, e probabilmente viene massacrato anche perché fa delle battaglie che non vanno di moda, tra i giornaloni e tra l'opposizione, però Dio mio, non è che ogni volta che apri bocca mi puoi sbagliare ogni cosa. Io me lo ricordo quando c'è stata la vicenda tragica del ponte Morandi a Genova, lui nell'enfasi, nel trasporto, a un certo punto ha detto sogno di far rinascere un ponte in maniera tale che i bambini possano giocarci sopra. Ora, chi è che ha come sogno perverso quello di avere dei figli e di portarli a giocare sopra un ponte dell'autostrada? Ma che sogno hai? Un'altra volta usciva, credo, dalla stazione di Torino, che è una stazione rifatta da poco, molto bella, e diceva che bella stazione, voglio che tutto il paese abbia stazioni così perché tutte le stazioni devono avere una rosticceria. Ma che cazzo me ne frega a me della rosticceria? Ma tu dammi una stazione pulita, abbastanza nuova, efficiente, dove le persone magari mi dicono anche grazie se gli compro un biglietto e magari dammi dei treni abbastanza puntuali. Cosa me ne frega della rosticceria? Cioè io vado, non so, alla stazione di Anagni, ho voglia di un pollo fritto. Ma no, non importa. È veramente, ci sono delle figure molto bizzarre. Io vi ho citato i casi folcloristici e potrei andare avanti a lungo. Poi ci sono dei casi molto meno folcloristici. Per esempio, l'onestà. Incensurati, non bisogna avere pendenze penali. Lo dicono i 5 Stelle, la Lega molto meno. Ma appunto vai al governo con la Lega
E chi c'è vice ministro dei trasporti, sotto Toninelli quindi? E chi c'è sottosegretario sempre dei trasporti? Evidentemente è un ministero che ha calamitato il meglio di questo paese. C'hai Rixi e Siri, che sono due quota Lega. Rixi è uno vice ministro che è indagato, rinviato a giudizio per la vicenda spese pazze in Liguria. Siri ha patteggiato una condanna per bancarotta fraudolenta. Tutte e due a quota Lega, sono proprio due belle personcine, cioè tu c'hai proprio le credenziali, c'ho queste cose, gli hanno detto sì, entra pure perché ci piace. Giorni fa hanno scelto come presidente della Commissione dei diritti umani, una leghista che si chiama Pucciarelli, che pochi mesi prima aveva messo un like su Facebook a un post di un'altra persona che evocava i forni crematori per i Rom, che anche qui è proprio, cioè tu dopo una cosa del genere, come la fai questa persona qua, presidente dei diritti umani? È giusto, c'ha proprio tutti i crismi, il curriculum è proprio ideale, perfetto. E come vice le ha messo la Binetti, altra scienziata, una secondo cui l'omosessualità bisognerebbe proprio estirparla alla radice. Sono proprio due belle personcine che in quella commissione ci stanno bene. Ma ripeto, potrei andare avanti a lungo, ci sono tante figure. Poi ci sono i ministri, che sono quelli che sono stati inseriti dal presidente Mattarella, che sono quei ministri che dovevano in qualche modo calmare e calmierare la situazione di un governo sovranista, populista, anti-europeista. E allora Mattarella, che secondo me è un ottimo capo dello Stato perché sta agendo molto bene, sta lì a guardia e devo dire che svolge perfettamente il suo ruolo per quel che vale il mio giudizio, cioè niente, ha inserito alcuni ministri che dovevano avere questa funzione. Sono due soprattutto, Tria, che era convinto di fare un lavoro abbastanza facile, lo stanno disintegrando, poi dopo l'imitazione di Crozza è finita. Carriera di Tria è completamente finita. Fateci caso, quando Crozza becca bene l'imitazione, quel politico lì è finito. Ricordatevi il caso Ingroia. Ingroia non fa in tempo a candidarsi, nel 2013 lo prende in giro Crozza, una, due imitazioni, è scomparso dai radar Ingroia. Finita la carriera. Tria più o meno la stessa cosa. Un altro che a me fa impazzire è Moavero. E mi fa impazzire Moavero, ministro degli esteri, perché? Perché Moavero è l'unico al mondo che è riuscito a far parte del governo Monti, cioè il governo più odiato da Salvini. Il governo Letta, governo odiato tanto dai 5 Stelle quanto della Lega, avrebbe dovuto far parte del governo Cottarelli, cioè il governo che doveva nascere se non fosse nato il Salvimaio, e poi fa parte del governo Salvimaio. C'è l'unico uomo che piace a tutti. Tu lo vedi, tra l'altro Moavero non ti viene neanche da pensarlo, perché c'è anche... non sembra avere delle credenziali straordinarie, però beato lui, piace centro-sinistra, centro-destra, Lega 5 Stelle, è il vero uomo trasversale. Chi c'è poi? Io l'ho lasciato volutamente in fondo, anche nel titolo, perché il mio titolo è Salvimaio, come a dire ci sono loro due? Mica tanto, o meglio sì, sono gli azionisti di maggioranza di questo governo, però ci sarebbe Conte. E anche qui vi prego di notare come spesso in televisione lo chiamino soltanto Conte, perché se provi a fare il nome spesso sbagliano e lo chiamano Antonio Conte. Viene proprio naturale e quindi lo chiami come l'ex allenatore dell'Italia, ma non per cattiveria, perché non te lo ricordi. Conte è uno che quando è diventato famoso non lo conosceva nessuno, neanche da solo probabilmente si conosceva. Se gli avessero detto un giorno sarei presidente del Consiglio, si sarebbe messo a ridere o sarebbe scappato a gambe levate di fronte a una tale responsabilità. E lo hanno zimbellato appena comparso nella scena politica, ma con una virulenza. Ha inventato il curriculum, non capisce niente, è uno sfigato, prende le lezioni e gli ordini da Di Maio, c'ha l'auricolare come Ambra Angiolini con Gianni Boncompagni, un coglione proprio. Cioè, trattato come un vero sfigato. Io, ragazzi, vi dirò, se dovessi dare delle pagelle oggi, dopo 6 mesi di questo governo, uno di quelli che ne esce meglio è proprio Conte. E non lo dico io, ripeto, conta poco il mio giudizio, lo dicono gli italiani, che pure sono partiti molto guardinghi di fronte a Conte, ma se voi vedete l'apprezzamento che hanno gli italiani nei confronti dei politici, al primo posto non c'è Salvini, anche se non ve lo dice quasi nessuno in televisione, c'è Conte. Perché è un fenomeno Conte? No. Perché semplicemente sembra una brava persona che anche quando va in Europa parla da pari grado, parla da persona che conosce 5-6 lingue, parla con educazione e ti sembra una persona che ti rappresenta con una certa decenza. Diciamo che è una sorta di Gentiloni un pochino più vitale, che già di questi tempi sembra un passo avanti strepitoso. Conte è una sorpresa positiva, lo sentivo riconoscere nei giorni scorsi in televisione anche da giornalisti e colleghi, in alcuni casi amici tutt'altro che benevoli con questo governo, per esempio Severnini ha detto in televisione, sì, devo dire, io ero uno di quelli che mi sembrava proprio uno zero assoluto,
non è un fenomeno, diceva lui, però tutto sommato sta agendo bene. Concretamente che sta facendo questo governo? Anche qui nel libro lo faccio, nello spettacolo lo faccio, quando vado in televisione lo faccio, quando scrivo articoli per il Fatto Quotidiano lo faccio, io cerco di utilizzare un metro di giudizio, non so se ci riesco, che è il metro di giudizio più complicato e che ti fa avere meno applausi, soprattutto immediati, perché non so se siete d'accordo con me, ma non c'è mai stato nessun governo divisivo come questo. I governi precedenti, che erano quasi tutti o di centrosinistra o di centrodestra, godevano soprattutto all'inizio da parte dell'informazione di alcuni mesi di benevolenza. Ricordatevi quanto fu celebrato per esempio Monti, che oggi è odiato praticamente da tutti. Se 7 anni fa andate a rileggere cosa si scriveva di Monti e della Fornero, c'è da avere paura. Il Fatto Quotidiano fu massacrato perché era ritenuto il solito giornale di rompipalle, perché non amava il Loden di Monti e la eleganza della Fornero, alla faccia dell'eleganza della Fornero, del pianto della Fornero, degli esodati della legge Fornero. Tutti quei governi, da Monti in poi, sono stati celebrati o ben voluti dalla stampa. Letta, non parliamo di Renzi, gli articoli sulla Boschi, questa nuova Santa Teresa d'Avila trafitta dal dardo della conoscenza, dell'estasi mistica. Non sto inventando, l'ha scritto Bruno Vespa questo passaggio qua, nel libro lo trovate. Questo governo, Gentiloni lo stesso, questo governo è l'esatto opposto. Un collega della Verità, giornale diretto da Belpietro, ha parlato di un governo vittima del pregiudizio universale, cioè è un governo che sin dall'inizio aveva sbagliato tutto a prescindere. Ed effettivamente è inedita questa cosa, proprio perché di solito i giornalisti italiani tendono a tifare per il governo che arriva. Questo qui ha sbilanciato tutto. Non piace. Quindi appena sbagliano, e sbagliano spesso, giù botte martellate, che è giusto, però quando vi dicevo l'approccio che non è quello dell'applauso facile, secondo me dovrebbe essere l'approccio del ponderare le cose che vanno bene e quelle che non vanno bene. Io non appartengo minimamente a coloro che scrivono anche su giornali autorevoli come l'Espresso, Repubblica o Internazionale, che questo sia il governo più di destra e più fascista nella storia repubblicana. È un'emerita cazzata, secondo me, totale. Si vadano a rivedere per esempio il governo 2001 di Berlusconi, quello del G8, quello che fece quel governo lì, poi ne riparliamo. Ma neanche penso che sia un governo dei sogni o del cambiamento dove tutto va bene. È purtroppo un governo che ci costringe a essere molto meno tifosi, molto più problematici e molto più critici. E quindi è un governo che ci costringe a informarsi. È un governo che ci costringe a dire quella cosa lì, tutto sommato non mi sembra male, vi ho citato per esempio la legge, il decreto sulla giustizia, vi potrei citare alcuni passaggi del decreto dignità, vi potrei citare alcune scelte che sono state fatte per esempio nei confronti della RAI, che anche questa sta andando verso una discreta lottizzazione, ma eravamo abituati così male che quando tu per esempio vedi Salini, direttore generale, persona bravissima, o vedi Freccero addirittura direttore del Rai 2, dici, bah, poteva andarmi peggio, forse un po' meno politicizzata di altri. Poi però ci sono delle cose che ci fanno accapponare la pelle, anzitutto un certo dilettantismo. Non voglio star qui a farvi la lista della spesa sulla manovra del popolo, perché poi non sono un economista, non voglio dirvi se la flat tax sia giusta o meno, e qui non c'è la flat tax, c'è un piccolo scampolo di flat tax. Non voglio parlarvi a lungo del reddito di cittadinanza, che per esempio a Marco Travaglio piace molto, a me un po' meno, perché la trovo una proposta estremamente utopica e irrealizzabile in questo paese. Mi piace nell'idea, credo che concretamente sia molto difficile da realizzare per una serie di limiti evidenti. Però quello su cui credo tutti noi siamo d'accordo è su questo senso di pressappochismo che sta avendo il governo nei confronti di una vicenda così importante. Tu non mi puoi fare la prima manovra e mi dai la sensazione che non sai neanche di cosa parli. 2-4%, poi 2 mesi dopo, non dico col cappello in mano, ma quasi, vai alla Commissione europea, ma sì dai, ci abbiamo ripensato, sti 4-5 miliardi ve li ridiamo, non sforiamo più. E soprattutto, dove vanno a finire questi 4-5 miliardi? Come me li trovi questi soldi? Dove sono le coperture? Perché un giorno Tria dice una cosa, poi Salvini dice il contrario, poi Di Maio ne dice un'altra? È una brutta sensazione quella che ha l'elettore. E magari è per questo che allora, fino a pochi giorni fa, c'era lo spread che schizzava le stelle. La sensazione dei dilettanti allo sbaraglio, che è non a caso il sottotitolo di questo libro, che è una domanda: Terza Repubblica, speriamo, o dilettanti allo sbaraglio, ed è quello di cui abbiamo molta paura.
e perché dentro quella manovra mi ci hai messo 9 condoni mascherati nascosti qua e là, e se non ci fosse stata l'opposizione dei 5 Stelle sarebbero stati pure peggiori, ma sono comunque 9 condonini. C'hai la Lega accanto, d'altra parte la Lega quello vuole. Ci costringe, ripeto, a analizzare pro e contro, per non parlare del decreto sicurezza, figuriamoci. Vedete qual è quanto sia difficile analizzare un governo? Vi do queste due citazioni. Vi ho citato quello che dice spesso la cosiddetta sinistra radicale o l'informazione nobilissima, io sono cresciuto con Repubblica, quindi figuriamoci, che dice il governo più di destra della storia della Repubblica Italiana. Quello stesso governo però, per esempio da Giorgia Meloni, è ritenuto un governo che ha dentro gli elementi peggiori del comunismo. Giorni fa ascoltavo una sua intervista da Porro, avevo questa perversione, volevo vedere Porro a lunedì sera, e la, tra l'altro tra i pochi a giudicare dagli ascolti, e la Meloni a un certo punto dice: non mi piace questo governo perché Di Maio sembra il peggior Bertinotti. Ora, come fa un governo a essere totalmente fascista, come dice una parte di opposizione, e al tempo stesso essere accusato di essere di estrema sinistra? E attenzione, proprio perché a volte sembra di sinistra, riceve il plauso di Cofferati, che non è accusabile di essere leghista o grillino, di Fassina, che non è accusabile di essere leghista o grillino, di Landini, una delle persone che io stimo di più in questo paese, e anche lui tutto è fuorché leghista o grillino. Ci rendiamo conto, lo stesso governo a volte ci sembra fascista, a volte ci sembra di estrema sinistra. Perché? Perché è un inedito assoluto, perché è un governo che tiene insieme tutto il suo esatto contrario, perché è un governo che tiene insieme due forze che si detestavano e secondo me dopo questo governo torneranno a detestarsi, che però si sono trovate dentro questo cosiddetto contratto del cambiamento, del governo del cambiamento, contratto che viene rispettato sempre meno a giudicare da quello che sta facendo la Lega, e che fatalmente è un governo di ricaduta, perché se tu incontri una persona con cui non andavi d'accordo, devi fare pace, come la fai la pace? La fai con un compromesso. E allora questo governo c'ha delle cose di destra, c'ha delle cose di sinistra, ma soprattutto c'ha delle cose di centro, perché ricadi lì. Quando si incontrano due forze estreme, dove ricadi? Nel mezzo. Non lo dico io, lo dice l'Istituto Cattaneo, un istituto tutt'altro che leghista o grillino, che appunto, quando ha letto il contratto del governo del cambiamento, ha detto: chiedo scusa ai fenomeni che lo stanno accusando di troppa sinistra o troppa destra. Questo è un governo, a oggi, semplicemente di centro. Ci piace, non ci piace, non me ne frega niente, sto dando una valutazione semplicemente oggettiva, critica. C'è una cosa che noi abbiamo in Occidente, nelle democrazie occidentali più o meno compiute. Abbiamo una cosa meravigliosa che si chiama opposizione. Perché è meravigliosa l'opposizione? Perché se tu hai un governo che balbetta, inciampa, sbaglia, per fortuna hai un'opposizione che cerca di costringere il governo a dare il massimo. E quindi avremmo bisogno di una grande opposizione. Voi la vedete questa grande opposizione? Io no, e nel libro ovviamente parlo anche di questo. Il più grande leader di opposizione di questo governo, sapete chi è? È Fico, che fa parte del Movimento 5 Stelle. A conferma che questo governo è così forte che si fa anche l'opposizione da solo, che è un altro unicum. Ho detto un governo forte, è un governo che piace ancora a 6 italiani su 10. Io posso capire che l'analisi più semplice sia dire gli italiani sono tutti imbecilli, come spesso fa l'opposizione, ma è un po' semplicistica, perché non è che gli italiani sono intelligenti soltanto quando votano il PD e sono deficienti quando non lo votano, bisogna mettersi d'accordo. Se tu sei in democrazia, bisogna rispettare la democrazia. Quando c'era Berlusconi in auge, a me girava molto le palle, ma era la democrazia. Evidentemente funzionava meglio lui. Adesso, dopo 6 mesi di tanti inciampi, comunque quel governo lì, unico, fatto unico, piace al 60% degli italiani. Saranno tutti scemi? Non lo so, ma l'opposizione, insisto, servirebbe. C'è Fico, c'è Mattarella, ci sono gli intellettuali, che ripeto, fanno benissimo a fare le pulci a questo governo, ma mi sono mancati tanto quando non le facevano prima. Io Saviano, che stimo tanto, l'avrei voluto sulle barricate anche al tempo di Renzi, a volte c'era, a volte no, e li avrei voluti anche i vari Serra, i vari Moretti, i vari Benigni, e come se li avrei voluti. Però poi ci sarebbero le forze politiche che stanno a fare l'opposizione, che dovrebbero fare opposizione. E guardate un po', io nella lista dei grandi leader di opposizione attuali non ci ho messo né il centrodestra né il centrosinistra. Qualche problemino ci sarà nella politica di oggi. Se penso al centrodestra,
centrodestra, la Meloni non può fare gran parte dell'opposizione o granché opposizione, perché la Meloni non può inimicarsi Salvini. Salvini è il futuro della destra italiana, la Meloni fa parte in piccola quota della destra italiana, non è che può andare contro se stessa e il suo futuro. Quindi la vedi che fa opposizione, però poi dice, vabbè dai basta, su, me ne vado. Sì, ho detto due cose, ora vado via. Crosetto, la stessa cosa, Crosetto che avrebbe dovuto far parte del governo, c'è stata a un certo punto la possibilità che ne facesse parte, poi i 5 Stelle hanno detto già sopportiamo la Lega, anche i fascisti o gli ex fascisti no, perché altrimenti, la semplifico, la quota FICO, la quota elettorato di sinistra ci ammazza perché non può vedere la Meloni accanto a noi in governo, nel governo. Poi c'è Berlusconi o quel che resta di Berlusconi politicamente. Forza Italia, partito che sta franando su se stesso, mi verrebbe da dire era l'ora, meno male, partito che ha come leader Tajani, e anche questo è un ossimoro meraviglioso, io vedo che ci sono persone della mia età o anche un po' più grandi di me, vi ricorderete Tajani all'epoca storica del berlusconismo, per esempio nel 94, quando Berlusconi era in auge, il berlusconismo era al massimo, il più debole in assoluto chi era? Tajani. Ecco, 24 anni dopo l'hanno fatto leader, ce l'avrai qualche problemino in casa tua? Tajani, lo scoprivo giorni fa, era uno che, per capire, a volte basta veramente un piccolo tratto della biografia per capire un personaggio. Tajani è uno che nel 68, quindi nell'epoca della protesta più assoluta, in Italia e non solo, sapete cosa faceva il giovane Tajani, mentre tutti erano sulle barricate a volere il cambiamento, la protesta, la rivoluzione, la ribellione? Era, giuro, il leader dei giovani monarchici italiani. Ora, che perversioni devi avere a 18 anni nel 68 per essere leader dei monarchici in Italia, non lo voglio neanche ipotizzare, non lo posso neanche immaginare, è il leader, si fa per dire. E poi c'è Berlusconi. Ragazzi, Berlusconi, io vi confesso che avendolo combattuto, provato a combattere da sempre, da quando faccio giornalista, e ritenendola la più grande sciagura che si sia abbattuta su questo paese in termini politici, ex aequo con Renzi, ma Berlusconi ha fatto più danni, devo dire... Provo persino un po' di tenerezza adesso umana perché lo vedo profondamente in difficoltà. Giorni fa ha detto testuale, non è possibile che i pensionati italiani possano andare avanti con sole 13.000 euro al mese, che sono poche in effetti, voleva dire probabilmente 130 euro, non lo so, lui c'ha proprio questo problema di comunicazione, di trasformazione tra euro e lira, è rimasto al 97, c'ha questo fuso orario di 20 anni. Ma Berlusconi è uno che è completamente tagliato fuori. Berlusconi è uno che spera che prima o poi caschi il governo per poi diventare un appoggio minoritario però di Matteo Salvini. Berlusconi era uno che faceva anche molta tenerezza in campagna elettorale perché a un certo punto, non so se ve lo ricordate, ma si rese conto che Salvini gli stava rubando il voto anche agitando continuamente lo spettro del clandestino e quindi doveva giocare anche lui la carta del clandestino. Una volta a febbraio, c'è il video su YouTube, non invento nulla, andò a parlare alla Confartigianato e cercando di arringare le masse disse: dovete sapere che i clandestini sono pericolosi perché la notte entrano di nascosto nelle case dei pensionati, c'entrano, poi che fanno sti clandestini? Vanno verso il frigorifero, aprono il frigorifero, vanno verso il basso, prendono la bottiglia dell'olio e la bevono tracannandola e poi se ne vanno. E uno lo ascoltava inebetito, poi faceva una riflessione che vi prego di fare per capire lo stato mentale del personaggio. Allora tu racconti un clandestino che entra in casa alle 3 di notte, rischia la vita, si presuppone. Se tu rischi la vita, la devi rischiare per avere qualcosa in mano, rischiala per qualcosa di serio, quindi ruba un po' di soldi, ruba un iPhone, ruba un computer, un televisore, torna a casa con qualcosa di concreto. No, il clandestino di Berlusconi va subito verso il frigorifero perché ha fame. Tu dici, poverino, ha fame, non ha mangiato. No, va verso il frigorifero, lo apre e non è che mangia, no, va a prendere in basso la bottiglia dell'olio che evidentemente qualche imbecille ha lasciato in frigo perché non si capisce perché lo lasci, lo beve tracannandolo, lo tracanna, poi se ne va. E tu ti domandi, ma come fa poi la povera pensionata alle 8 di mattina quando si sveglia a capire che è stato un clandestino? Lo capisce, ci dice Berlusconi, dalle impronte. Perché lo vedi proprio in controluce e dice, questi denti sono di un clandestino del Ghana. Ragazzi, noi siamo stati per 24 anni sotto scacco di uno così.
E io ci scherzo, però Berlusconi in tutti i modi ha provato a entrare nel governo o comunque essere giustificato dal Movimento 5 Stelle. Anche questa è una cosa che non viene raccontata tanto, ma l'ha raccontata Di Maio, nel libro la trovate. Lui prova in ogni modo a incontrare Di Maio prima che nasca il Salvi Maio. Perché? Perché vuole un riconoscimento. Visto che i 5 Stelle dicevano con lui neanche ci parliamo, no, voglio una foto con Di Maio, voglio che metaforicamente mi baci la pantofola, riconosca che io, Berlusconi, politicamente esisto. Di Maio non lo vuol vedere, non gli risponde minimamente al telefono. A quel punto Berlusconi dice a Brunetta, chiamamelo col tuo numero così non mi attacca il telefono in faccia, ma è vero ragazzi, Brunetta gli telefona, Di Maio risponde, e qui sbaglia perché a Brunetta non va mai risposto, i due parlano e Brunetta gli dice, Di Maio guarda ti passo subito il presidente, pum, gli attacca il telefono in faccia. E a quel punto l'ultima mossa, mi dicono l'orario, quanto manca? Ci siamo quasi, ok, 5 minuti poi chiudo. A quel punto chiude come? L'ultima mossa qual è disperata da parte di Berlusconi? Dice, consiglia, vediamoci per caso, io esco da via del plebiscito a Roma, verso le 3 di pomeriggio, cammino passeggiando, tu Di Maio per caso passi nello stesso identico momento, ci fanno la foto e io sono contento. Di Maio ovviamente dice di no e anche per questo motivo non ha fatto il Presidente del Consiglio. Magari, almeno qui, magari, io lo riconosco a Di Maio, magari avessimo avuto un centro-sinistra così netto nei confronti di Berlusconi. Non ce l'abbiamo avuto, infatti i 5 Stelle prosperano. Vi evito, per carità di patria, la crisi mistica totale perdurante del Partito Democratico, che è una crisi spaventosa. Io devo ancora leggere oggi, dopo i disastri che ha fatto, soprattutto dal 4 dicembre in poi, l'ipotesi che Renzi forse si ricandida alle primarie del Partito Democratico. Cosa deve fare quest'uomo qua per capire che fa più danni della grandine? Quest'uomo diceva di voler rottamare il partito, lo ha fatto nel senso che l'ha proprio rottamato, nel senso che non c'è rimasto più nulla di vivo dentro quel partito lì. E ancora si ipotizza però potrebbe candidarsi. E le alternative sono Zingaretti, brava persona, poi me lo direte meglio voi perché a Roma lo conoscete di più, ma io non conosco le masse disposte ad andare lì, oh, il voto c'è Zingaretti, Calenda, un altro mito creato dalla stampa, Martina, un uomo che ha un carisma tale che, non lo so, se Don Abbondio l'avesse incontrato si sarebbe sentito Chuck Norris per contrasto. Cioè, sono questi personaggi qua, Minniti che poi non si candida più, ma anche Minniti, bravo ministro dell'interno forse, ma di sinistra anche Minniti c'è poco. Ecco, lo scenario è questo. Lo scenario è un forte governo con tutte le sue contraddizioni e un centro-sinistra che non esiste praticamente più e un centrodestra che un po' fa opposizione, un po' no. E chi è, ripeto, chi ha in mano tutto? Temo Matteo Salvini. Come se ne esce da tutto questo? Non lo chiedete a me, perché io ho molti più dubbi che certezze, ancora di più oggi in questo momento storico. Credo che una maniera giusta, anche se la più complicata, sia quella di costringersi a pensare. Costringersi a indignarsi, criticare anzitutto quelle parti che ci sembrano più vicine, non essere tifosi, ponderare, non seguire le sirene e costringersi a fare quella cosa meravigliosa che è l'attività cerebrale, l'attività mentale, farsi sistematicamente delle domande, non spegnersi, informarsi più o meno bene e sperare che prima o poi questa politica italiana torni a essere quella che una volta diceva Gaber, quando diceva la politica è schifosa e fa male alla pelle, però a volte la politica può persino essere un tramite affinché io sia felice, ma soltanto se a essere felice sono io, ma anche contemporaneamente tutte le persone che ho attorno. Grazie. Ci vediamo al firmacopio, grazie.